intanto ringrazio per l'invito, ringrazio il presidente di ISPRA, il direttore e ovviamente Rosanna Daraia per avermi invitato a commentare, a discutere insomma su un tema importante come quello dei rifiuti urbani. Le cose da dire sarebbero veramente tantissime, perché sia dal report che ovviamente anche dalla discussione successiva sono emerse degli spunti che meritano un approfondimento e che credo possano dare ulteriore lavoro al Ministero dell'Ambiente per capire anche come aggiustare, diciamo, tante situazioni che magari non funzionano e che ci possono consentire sempre di più di andare verso quell'idea di economia circolare, anche abbracciando completamente quelle che sono le nuove direttive europee, che speriamo anche queste poi si chiudano nella maniera migliore, perché sappiamo che la discussione delle modifiche del gruppo di direttive che costituiscono il cosiddetto pacchetto economia circolare è nella fase, diciamo, cruciale, quindi speriamo anche che una buona fetta di quegli emendamenti che sono stati proposti dalla relatrice, che mi sembrano in gran parte condivisibili e che aiutino anche un po' di più il nostro Paese ad affrontare alcuni ragionamenti, poi possano tradursi in una trasformazione legislativa che in qualche modo ci aiutino veramente a dare un'accelerata in quella direzione. Detto questo, io, essendo presente una commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, devo gioco forza partire anche da quelle che sono le evidenze che noi abbiamo verificato in questo periodo, diciamo anche noi credo quasi alla fine del nostro lavoro in questa legislatura, mese più, mese meno, 4 mesi più, 2 mesi meno, però insomma io credo che dal tipo di lavoro che abbiamo impostato emergano alcune situazioni su cui assolutamente bisogna intervenire, proprio anche per cercare veramente di provare a colmare anche quelle situazioni che, come giustamente diceva prima Edo Ronchi, sono ancora con una connotazione geografica, ma non così forte come era forse nel passato, perché ci sono regioni del nord, penso alla Liguria ad esempio, che ha un profilo, posso dire, non molto dissimile ad alcune regioni del sud. Ecco, per quanto riguarda l'impostazione e nelle modalità con cui hanno affrontato il tema del ciclo dei rifiuti. Però insomma questi ritardi devono essere colmati, dobbiamo provare definitivamente a chiudere questa forbice che in realtà anche dei dati c'è tutto, perché questa, se guardiamo tutti i dati sono speculari, cioè c'è una situazione che è ancora fortemente presente nelle regioni meridionali, perché sono poi fortemente condizionate da alcune, che ci dicono che insomma anche se c'è un miglioramento, non è però quel miglioramento che ci si potrebbe probabilmente aspettare, alla luce anche di quelli che sono appunto i nuovi obiettivi di carattere europeo. Noi abbiamo fatto un lavoro come commissione molto analitico sulla Sicilia, ma l'abbiamo fatto anche sul Veneto e sulla Liguria per quanto riguarda gli aspetti territoriali. Poi abbiamo affrontato alcune questioni, alcune le affronteremo, per esempio vogliamo fare un lavoro anche molto breve, temporalmente, ma credo intenso, sul tema, io l'ho chiamato mercato del riciclo, intendendo insomma tutto il tema filiera dei consorzi, per cercare anche qui di fare un approfondimento di qualche settimana, abbiamo già fatto un po' di audizioni, che ci consentano anche di dare poi al Ministero, una volta che questo progetto di revisione del sistema partirà, di dare qualche elemento conoscitivo per poter agire in maniera più corretta, ecco, cioè cercando di capire, ovviamente il Ministero si confronterà anche lui con quelli che sono gli attori principali, ma cercare anche di capire in questo sistema quello che va, se ci sono delle strutture come eliminarle, e anche cercare di capire, visto che il sistema ha dato degli ottimi risultati, ma partiva da un ragionamento in cui la raccolta differenziata era in realtà quasi sotto le doppia cifra, quindi era al 9%, oggi stiamo parlando di altri valori, quindi probabilmente, così come cambia tutto, anche questo sistema, una revisione, senza mettere in discussione la bontà delle cose fatte,
state in un qualche modo va assolutamente visto. Ci sono altre questioni che stiamo affrontando e che per esempio uscivano in maniera molto preponderante dal lavoro che abbiamo fatto nel Veneto, cioè questo utilizzo di questi materiali che provengono quasi tutti dall'edilizia, ma non solo, l'utilizzo dei sottofondi stradali che dovrebbero essere in realtà trattati in maniera adeguata, materiali recuperati, e invece ci siamo accorti, soprattutto nelle grandi infrastrutture, se penso alla Brebeni, penso alla Valdastico, che questo materiale non viene trattato nella maniera adeguata, quindi questo materiale è un rifiuto a tutto tondo, per cui qualche ragionamento su queste filiere di recupero bisognerà in qualche modo farlo, poi dopo dirò alla fine qualche cosa sul tema dei controlli. C'è un altro grandissimo tema che io credo deve essere completamente rivisitato, lo dicevamo prima, che è quello delle cosiddette garanzie fideiussorie della gestione trasporto degli impianti. Questo non funziona. Cioè non funziona, bisogna studiare queste, nessuno, queste fideiussorie per la buona parte sono false, non c'è più nessuno che fa delle fideiussorie da 30 anni, non c'è. E quindi, voglio dire, questo è diventato un problema serissimo. E quindi bisogna trovare un altro sistema per cercare di fare in modo che chiunque gestisca questi impianti alla fine dia alla collettività o alla collettività della possibilità di intervenire, ecco, la collettività nel senso dell'istituzione pubblica, perché poi se questo impianto non viene trattato nella maniera adeguata rimane sulla groppa del sindaco, che possa intervenire ad avere le risorse necessarie per poter condurre. Ecco, sono tutti aspetti, guardate, che sono di un'importanza fondamentale, perché di queste situazioni sparse per l'Italia ne abbiamo moltissime, molto di più di quelle che magari qualcuno di noi può pensare. Così ci sono altri temi, come parlavamo sempre con Mico Grillo, la questione dei fanghi di depurazione, dei fanghi in agricoltura, altra pratica che dovrebbe essere una pratica virtuosa, ma che oggi rischia di non esserlo più, perché da quest'ultima sentenza della Cassazione che fa riferimento ai parametri dei fanghi alla parte delle bonifiche, dei limiti, diciamo, sull'utilizzo dal punto di vista civile del terreno, che dire, non si sposa più con il vecchio decreto del 1992, però poi capite che la quantità di fanghi che viene prodotta in questo paese è enorme. Se quei fanghi lì, come sta succedendo, alla fine tutti in discarica, vuol dire che quelle discariche che abbiamo, che hanno quella capacità che hanno, si saturano nel giro di pochissimo tempo, provocando un'emergenza che rischia veramente di essere problematica. C'è tutta la questione che riguarda, perché è verissimo che abbiamo diminuito finalmente la quantità di rifiuti che vengono portati in discarica, però è anche vero che una buona quantità di questi rifiuti non hanno le condizioni, cioè non sono proprio, diciamo, regolarmente in norma con quelle che sono le indicazioni della legge, perché hanno degli indici respirometrici a volte che sono 4, 5, 6 volte superiori a quello che è l'indice respirometrico consentito. Quindi anche su questo, se uno fa un giro da vedere in alcune parti d'Italia come fanno i pretrattamenti, vuol dire c'è da mettersi le mani nei capelli. Quindi insomma sono tutte situazioni. Il trattamento dei percolati, delle discariche, anche qui insomma, ci sarebbe da aprire un ragionamento insomma, di non poco conto. C'è tutto un tema, lo ricordo sempre, che adesso avete visto, voi avete delineato più o meno 320.000 tonnellate di traffico di rifiuto transfrontaliero regolare, che appunto oggi lascia l'Italia per essere trattato fondamentalmente, ho visto in Austria, mi sembra in Portogallo, poi c'è qualche altro paese, insomma, aumenterà, perché con andata, diciamo, quando partirà il contratto fatto del Comune di Roma, ci sarà anche qui una bella botta che verrà data, perché sono credo 160.000 tonnellate all'anno che vanno via di rifiuto non trattato anche qui in Austria e in Germania. Quindi
voglio dire, ci sono una serie di situazioni che sicuramente vanno fortemente aggredite, proprio perché possono rischiare nel giro di poco tempo di costituire un'emergenza, cioè, quindi questo lo dobbiamo assolutamente tenere presente. Poi c'è un tema, io credo, un po' più generale che riguarda anche il sistema della governance. Ha senso parlare oggi di ambiti provinciali? Sono alcune regioni che si stanno allargando almeno all'ambito ottimale regionale, altre regioni no. Quindi ha ancora senso parlare di autosufficienza di bacino provinciale? La distinzione oggi tra alcune tipologie di rifiuti, 19, 12, 12 e un rifiuto indifferenziato, uno col codice 19, che come noto ha tutto un suo percorso perché è lasciato al mercato libero, e un 20, è così ancora forte, cioè, perché noi ci facciamo tutta una serie di discorsi anche dal punto di vista regolamentare sui codici 20, quindi sui rifiuti urbani, in realtà sappiamo un po' in attesa delle sentenze dei consigli di Stato, un po' abbiamo aspettato, un po' di qua, insomma, sono circolate migliaia di tonnellate, sono andate in tutto il paese, perché probabilmente, forse in alcuni casi non c'è neanche niente di male, però regolamentiamola, cioè non facciamo finta di dire delle cose e poi ci inventiamo le scappatoie per farne delle altre, perché anche questo alla fine comincia ad avere un po' il fiato corto. Avevamo pensato a questa authority sulla questione dei rifiuti, ha senso, non ha senso, probabilmente ha senso, è nella direttiva. Come la riempiamo? Cioè vale solo per l'ex post, per l'ex ante, oppure può anche dare un contributo a questa authority per quanto riguarda tutto il tema delle frazioni differenziate? Cioè, si può fare questo ragionamento? Insomma, sono tutti ragionamenti che io credo siano molto importanti. Non c'è dubbio che uno dei problemi, è stato ricordato prima, è quello dell'infrastrutturazione del paese. Guardate, anche qua prendiamo una città come Bologna, una città come Roma, sono città molto diverse, ma dove la percentuale di raccolta differenziata dai dati ufficiali c'è una differenza di 3-4 punti, perché Bologna c'ha un 42-43, Roma un 38, però basta girare le due città e ci si accorge che non c'è lo stesso tipo di gestione del rifiuto, perché tutto sommato Bologna fa parte di un sistema infrastrutturato. Roma no, cioè, Roma dipende, come è noto, dal suo ciclo dei rifiuti, da 61 impianti esterni ai suoi confini. Quindi è evidente che il tema infrastrutturazione, poi si potranno avere diverse idee di quale può essere l'infrastruttura più ottimale, però insomma è un tema che deve essere fortemente presente, perché c'è una parte del paese che non è dotato di infrastrutture, dagli impianti non l'aereo di compostaggio, ma con le sue tutte varianti, per arrivare agli impianti di selezione e di trattamento, se non vogliamo per forza parlare dei famosi 8 inceneritori che il decreto, che è il 35, che il decreto Smog Italia dice che bisogna realizzare. Forse magari basterebbe mettere in atto le autorizzazioni già esistenti in alcune regioni, forse basterebbe potenziare alcune impiantistiche, forse bisognerebbe fare un ragionamento più coraggioso sul tema del CSS, perché oggi, come noto, tutta sta roba poi va tutta fuori Italia, perché non è che non c'è, viene fatta e viene mandata via quasi tutta da parte dei nostri porti. Allora bisogna che insomma questo sistema abbia una fortissima regolata e in tempi direi anche abbastanza brevi, perché ripeto, da un lato abbiamo delle eccellenze fantastiche, raggiungiamo degli obiettivi, abbiamo delle imprese che stanno lavorando in maniera eccellente, dall'altro continuiamo ad avere una situazione che nessun paese europeo, anche di meno avanzati, ha, insomma, a parte quelli che sono recentemente, diciamo, entrati. E qui, secondo me, qualche tabù però lo dobbiamo superare, io lo dico così, perché se continuiamo, io lo dico sempre, lo dico perché sono abituato a dire quello che penso, ma se tutti coloro che predicano rifiuti zero sono quelli che governano al 90% quelle regioni che ricordavo prima, mi accontenterei che si predicassero rifiuti
No, 15, ecco, 20, ma che si provasse davvero in queste regioni cominciare ad attivare dei sistemi virtuosi. E non c'è niente da fare. Chi amministra con i propri cittadini ci deve litigare prima o poi. E non c'è niente da fare. Perché a volte ci sono delle scelte che hanno un fiato, che non è un fiato di 2 anni o di 3 anni, ma che si dimostrano vincenti dai 10-15 anni. E a volte queste scelte ai cittadini non piacciono, però chi amministra si deve prendere un po' anche queste responsabilità.